The Fly. Più due. Esatto, questa era la prima scelta della nostra ospite Valentina Santini, che è al telefono. Buongiorno Valentina. Bentornata. Buongiorno, buongiorno Flavia, buongiorno Giovanni. È sempre un piacere averti qua. E il libro di cui avevamo parlato ormai un anno fa, due anni fa, era L'osso del cuore, e oggi torni con il tuo nuovo romanzo pubblicato da Voland qualche mese fa, era in aprile se non sbaglio, sì. Che si intitola Mosche, e da lì suppongo The Fly. Correggimi se sbaglio. Anche in realtà il testo della canzone racconta, insomma, dà un significato a queste mosche, che è un po' lo stesso che c'è nel libro. Cioè, racconta quello che viene detto nei bar, quello che le opinioni intanto al chilo, diciamo così, sì. No? Fa una critica a questo tipo di pensiero, in qualche modo. Okay. È un po' quello che mi sento io in realtà di fare al libro, ecco, viene raccontato un personaggio che sì, ha tante opinioni, tante opinioni. Beh, direi che tutto il mondo è paese, allora pure nella patria degli U2 ci stanno i signori al bar o le signore al bar. Che sì, si dice proprio che ha preso ispirazione dalle chiacchiere che sentiva nei bar di Dublino, no? Per il testo della canzone. Certo. E a questo punto bisogna anche dare un po' di ipertesto, di backstage di questa intervista, perché l'altra scelta musicale, una delle altre scelte musicali proposte, era Santa Marinella di dei Gogol Bordello. Ma voi sentite ridere tutte e tre le persone al microfono, perché? Perché innanzitutto è una canzone molto, molto divertente dei Gogol Bordello, canzone all'interno dell'album del 2005 del gruppo ucraino transcontinentale, poi, ma che racconta l'esperienza del cantante Eugene Utz proprio nel Lazio, tra Santa Marinella e Palestrina, e come avete sentito questa porosità nel assorbire le lingue, ma anche quello che viene detto intorno, ma anche subire quello che gli altri dicono di te, perché appunto Eugene Utz racconta la storia di quando viene scambiato per una persona che aveva un borseggiatore, aveva rubato una cosa. E questo, devo dire, ha molto a che fare, immagino che fosse anche il motivo per cui l'avrebbe scelta Valentina, ha molto a che fare con il personaggio del nostro romanzo, soltanto il protagonista. Che dentro il testo di Santa Marinella ci sono diverse espressioni blasfeme e bestemmie proprio che traspongono. Diciamo che il testo non si capisce, fatta eccezione per appunto queste espressioni colorite diciamo. A questo punto la faccio sentire giusto per un po' in sottofondo, pochino. Via. Ma sì, un po'. Prego. Allora, torniamo a Mosche. Questo è un libro, devo dire, che mi ha colpito molto, e da una parte me lo aspettavo, perché appunto mi era stata fatta una specie di preparazione. Dove Tina dice, guarda, lo odierai, il protagonista è terribile, è insopportabile. E invece infatti, Flavia l'ha votato alle europee. No, io figuriamoci. No. Però effettivamente è un personaggio, devo dire, per il quale più che disgusto io... ho provato un po' di pena, mi dispiace dirlo perché forse sembrerò una buona, però ecco, nel mio caso ho avuto questo tipo di risposta. Tra l'altro ti voglio chiedere una cosa, in questo libro non c'è Esergo, è una scelta, è una cosa Ma che volevi in realtà, così? Sì, è una scelta, okay. Non avevo niente da mettere. Oh, diciamo così, grazie. Ecco, finalmente una dice non c'ho niente da mettere, non lo metto. Non è obbligatorio, sappiatelo. No, esatto, perché sennò dovevo mettermi lì a cercare qualcosa che potesse fare. Okay, no, okay. Quello si mette se ti colpisce, bravo, se ti arriva. Esatto. Se, okay. Anche se, no. Se c'è una citazione da Fight Club proprio nell'inizio, ma una citazione laterale. Lasciamola così, proprio... Non è un esergo, ma è la prima pagina. Allora, andiamo con la storia di questo protagonista che effettivamente noi troviamo in un momento specifico della sua vita, che è quello in cui deve occuparsi di ripulire una casa, la casa di sua nonna. Personaggio incredibile che ha trovato la mia stima, devo dire. La nonna, un personaggio incredibile, tutta tatuata, vabbè, insomma. E lui deve ripulire questa villa perché i suoi genitori gli hanno chiesto di fare questo, e lui, che poi ha una grande voglia di tenersi occupato, è uno che vuole fare cose, vuole mettersi a fare cose, effettivamente accetta. E noi ci muoviamo, diciamo, su due piani temporali, una sorta di contemporaneità di questo
questa villa che deve essere risistemata e la vita di questo ragazzo che si barcamena, no, su, con lavoretti tipici della nostra generazione, volantini che potrebbero essere i nostri rider, ecco, più o meno. E invece un altro piano che è temporalmente spostato, in cui lui è diventato qualcun altro. Ecco, più esatto. di questo non posso dire, perché sennò veramente esatto. rovino tutto. Allora, io sono curiosa più che mai rispetto a questa domanda che faccio spesso, ma in questo caso è veramente una cosa che mi interessa, che a volte è un po' così, ma stavolta mi interessa proprio. Questo personaggio, come è arrivato nella tua testa, ma soprattutto perché hai deciso di mettere lui come protagonista di questa storia? Vuoi la verità? Sì. Non vuoi una risposta? No, io voglio sempre la verità, se è possibile. La verità è questa, farò anche i nomi, guarda. Sì. Così. Allora, ero in macchina. Uh-huh. Si parla, io questo libro l'ho scritto nel 2019. Ah. Quindi, insomma, l'ho scritto diverso tempo fa, cioè non avevo previsto né valutato europei di quest'anno con certo. soggetti particolari, ecco, non erano all'orizzonte delle cose. Stiamo andando a Grosseto in macchina e alla radio sento una dichiarazione di Salvini, mm-hmm. una dichiarazione imbarazzante, cioè di quelle che ti fanno fare proprio una figura pessima a livello europeo, anche a livello mondiale, no? Una roba proprio agghiacciante, non mi ricordo quale fosse, però mi ricordo che, guarda, mio marito gli faccio un macchina. Ma non è possibile, ma che figure, ma questo cosa c'ha nella testa? Questo nella testa c'ha le mosche, okay. dico questa affermazione. Da lì mi viene in mente che mi sarebbe tanto piaciuto provare a mettere le mani e a guardare il retro pensiero, cioè da dove possono nascere certe idee, cioè come mai si formano, come si forma un determinato sguardo sul mondo. E nella mia idea di base c'era che, nonostante tutto, in realtà certe affermazioni, certi punti di vista non hanno una complessità dietro, cioè arrivano di pancia senza nessun tipo di complessità, quindi se vai a guardare dietro c'è una storia personale ma non c'è un pensiero. Mm-hmm. Questa è la mia tesi di partenza, diciamo, probabilmente non vera, però il mio personaggio è partito da qui, è partito da qui. E si è costruito, è stato abbastanza facile perché io ho cercato non solo di mettere le mani nel cosa dire, nel cosa pensare, che quello è un compendio di quello che davvero andando in un bar e origliando puoi sentire tranquillamente, ma anche il come mi interessava. Quindi una volta agganciato il modo di esprimersi, il modo di formulare un pensiero, e quindi il taglio che il personaggio ha di guardare e decodificare quello che gli sta intorno, è stato abbastanza facile, quindi poi gli sono andata dietro. La difficoltà poi era che dopo le sessioni di scrittura io rimanevo un po' incastrata in quel modo lì, in quel modo spezzettato di pensare, di valutare, di guardare, in quei sillogismi che decodificano quello che gli stava intorno, no? Quindi dovevo un attimo disintossicarmi dopo aver scritto un capitolo e riprendere. Però ecco, il personaggio è nato così. Diciamo che quello che effettivamente caratterizza questo personaggio, al di là della propria visione del mondo, è una, non so come dire, è come se fosse una cosa fisiologica, cioè come se effettivamente lui avesse una specie di, intanto una sorta di vena che gli si ottunde quando si arrabbia, no? Che si chiude, e quindi la rabbia sale immediatamente appena un qualsiasi cosa esce dal suo controllo o anche dall'idea di come lui vorrebbe che fossero le cose, quindi diciamo che non prevede la diversità. Ecco, no. Questa è la sua cosa. Cioè lui prevede quello che e questo gli provoca ovviamente una rabbia immediata e cieca, totalmente sì, cieca, perché che lo mette anche in pericolo, insomma, più di una volta, nel senso che lui poi fa delle cose in maniera come i bambini, piccoli, cioè che esce totalmente da. E in più c'è quello che dici tu, in effetti, che poi si diciamo concretizza con quest'idea di questo ronzio nel cervello, come se effettivamente lui percepisse, nel caso del parallelo con questa villa, gli insetti che stanno nelle intercapedini. È come se quella specie di ronzio perenne coprisse la complessità della realtà, cioè come se lui avesse solo queste mosche nella testa. Ora capisco perfettamente il riferimento di quella frase, che gli nasconde
nascondono anche un po' la realtà delle cose, come se ci fosse nato, no? Cioè, in effetti è un po' una sensazione di come se uno fosse così e basta, e in effetti non c'è nessuna evoluzione, nel senso che non è un romanzo, dici, sai, i romanzi di formazione, no? In cui uno percepisce dei cambiamenti nella propria vita, non c'è un'evoluzione, no. Un cambio, un rendersi conto, esatto, in realtà è un po' come se plasmasse la... esatto, però è arrivato il suo momento a un certo punto, lui esatto. È rimasto uguale a se stesso, cioè, a un certo momento ha trovato uno spiraglio per essere visto, perché poi la storia gira intorno, in realtà la base vera è che è un personaggio che non è mai stato visto, cioè Francesco Sforzi non è stato visto dalla sua famiglia, fatta eccezione per la nonna, che però, come dicevi prima giustamente, è un personaggio particolare e quindi ha il suo modo di vedere e di dare attenzione. Poi il resto del mondo, lo Stato in primis, ma la sua famiglia, gli amici non lo vedono davvero, o quantomeno non vedono davvero quello che lui vorrebbe che vedessero di lui, no? E quindi la storia è un affanno per essere finalmente visto, e quella è la via che lui trova. Un'altra cosa che mi interessava andare a toccare, allora, quando avevo paurissima io per l'uscita di questo libro, perché, vabbè, tutte le paranoie, no? Oh mio Dio, penseranno che anch'io la penso come lui, verrò fraintesa, insomma, tutte le paranoie che ci stanno sempre quando deve uscire un libro. Quando mi sono arrivate le prime restituzioni, e le prime restituzioni intendo non quelle di mamma, zia, nonna, no? Sì, certo. Che ci raccontano come sei stata brava, ma da lettori che non conoscevo, ce ne sono stati alcuni, e poi dopo quasi tutti, che mi dicevano, ma io questo libro, cioè, ma che cosa volevi fare? Mi domandavano, perché io di Francesco non condivido niente, cioè, però alcune volte diceva qualcosa che dicevo, però è vero, ha ragione, e, cioè, e mi facevo, io non sono Francesco, io non voglio essere come Francesco. In realtà nel mio scopo principale c'era poi questa roba qua, cioè sono andata, ho cercato di mettere le mani dentro quelle cose che sono in superficie, così a guardarle estremamente detestabili e non condivisibili, ma ho cercato di farlo andando a toccare quei meccanismi che in realtà abbiamo tutti, certo. E abbiamo tutti perché siamo umani. Mm-hmm. Quando facevo l'università, a un certo punto c'era un esame di psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni, un esame enorme, e dentro c'era tutta la parte della persuasione, di psicologia della persuasione, no? Sostanzialmente ti racconta che poi tutta quella roba che poi il marketing ha preso e ci ha massacrato con la pubblicità, con tutte le strategie di marketing e via dicendo, e racconta come viene imbastita la fabbrica del consenso, cioè quali sono i meccanismi che noi abbiamo che ci rendono in grado di essere merce utile per la fabbrica del consenso, no? E sostanzialmente, per banalizzare e stringere al massimo, noi durante la giornata prendiamo miliardi di decisioni, no? Siamo costantemente dietro a fare delle scelte, dalla più stupida, quindi che scarpe mi metto, a quella più importante, dove mando i figli a scuola, che cosa voto, dove vado in vacanza o quale detersivo compro, cioè sono tutte scelte continuamente. Se noi prestassimo la stessa quantità di attenzione ad ogni scelta che compiamo, probabilmente saremmo paralizzati durante tutta la giornata. Mm-hmm. Quindi il nostro cervello è impostato per prendere delle scorciatoie, che si chiamano bias, i bias cognitivi, no? Che sono delle scorciatoie di pensiero su dei parametri esterni assolutamente arbitrari, che non c'entrano niente col contenuto e che mi fanno decidere. Quindi, ad esempio, se c'è una persona in difficoltà, io è molto più probabile che presti soccorso a questa persona se mi somiglia, bias della somiglianza. Quindi se è una donna bianca, meglio se ha il mio stesso colore di capelli, è molto più facile che io presti soccorso a lei che se ci fosse un uomo, peggio ancora se fosse un uomo di colore. Questo per il bias della somiglianza. Per prendere una scelta diversa, noi siamo programmati così, per prendere una scelta diversa è necessario prestare attenzione, quindi andare nella complessità, da dedicare del tempo a quelle decisioni. E Francesco è un personaggio che non fa niente di tutto questo. Lui va di pancia, va dritto e si basa solo su spostatori di pensiero per formarsi delle opinioni.
opinioni che smercia continuamente, ha un'opinione su tutto, no? Uh-huh. Anche questa è una cosa sulla quale io sono proprio accanita, detesto le opinioni. Cioè a me piacciono i punti di vista, un punto di vista di qualcun altro, anche se è molto discordante, distante dal mio, è comunque interessante. Le opinioni a me mi sembrano la cosa più inutile del mondo, no? È anche buffo che noi in Italia abbiamo la figura dell'opinionista, cioè una persona che va lì e dice la sua senza arsene parte, ma perché? E Francesco è così, è pieno di opinioni, è un tuttologo del niente, perché poi non ha pochissime in realtà competenze vere, però ha tante opinioni, no? E il fatto però che si basi, le sue scelte, le sue opinioni, la sua decodifica della realtà da scorciatoie di pensiero, questa è una cosa che in realtà non ci esonera, cioè non mi fa essere migliore di lui, no, certo. Anch'io sono umana come lui, anch'io lo faccio, magari cerco di farlo meglio, però sicuramente cado nello stesso gioco come c'è caduto lui. Più a 360 gradi. Ma di me, diciamo che questo è molto sensato, e diciamo che credo che sia anche il modo giusto di guardare le cose per anche scardinare certi sistemi, certi movimenti, perché se ci concentriamo a parte sulla nostra somiglianza, che poi è la stessa cosa, il bias di somiglianza, se tu dai ragione solo a quelli che stanno facendo la stessa cosa che fai tu o dicendo la stessa cosa che dici tu, da una parte o dall'altra, cioè vale su di lui che magari dà ragione ai razzisti, come su di noi che diamo ragione, che ne so, a un liberale generico, cioè o una persona per partito preso, oppure una categoria marginalizzata a buffo senza conoscere niente. Certo. Ecco, cioè in realtà è la stessa cosa. Ovviamente ci sono cose che sono più pericolose e cose che lo sono meno, certo. Questo è evidente. Certo. Però ecco, diciamo, il prestare attenzione alla complessità è una cosa che, come dici tu, andrebbe, cioè ci coinvolge tutti e tutte, quindi deve essere insomma un riferimento, qualcosa a cui tutti dobbiamo un po' pensare. Quello che infatti a me colpisce leggendo il libro è, a parte lui, il protagonista, ma sono le persone che gli stanno attorno, perché in realtà è questo, secondo me, la cosa che va... sulla quale bisogna riflettere, perché siamo noi quelle persone, cioè lui non siamo solo lui, siamo ovviamente anche gli altri, sono quelli che magari gli dicono no ma dai, ma perché dici questa cosa, però poi lì finisce, oppure sono quelli peggio ancora che lo sfruttano e che quindi diciamo si pongono come ponte tra lui e la società, cercando di rendere le sue idee più potabili in modo tale che poi possano essere sfruttate, questa sorta di entità, ecco, mettiamola così, ma anche questo suo amico, questo Igor, che è uno scrittore, che c'è una frase che a me ha fatto morire, quando tu scrivi, Igor è in piedi, appoggiato allo schienale del divano polveroso di velluto verde, lui non si siede, perché è una cosa da persone grasse e lobotomizzate dai programmi spazzatura che trasmettano in televisione, cioè lui non si siede, a me questa cosa mi ha fatto morire, perché è proprio la classica estremizzazione di un concetto, di un'idea, di una visione che tu hai, e queste persone che lo circondano sono, non dico forse peggio di lui, ma sicuramente contribuiscono, mi pare. Come sono venute fuori loro? Loro, allora, noi non abbiamo un narratore attendibile, no? Okay, noi siamo nella testa di Francesco, certo. Mm-hmm. Quindi noi vediamo del mondo quello che vede lui, certo. Quindi pensiamo al suo rapporto con le donne, alle reazioni che hanno le varie donne che gli stanno intorno, o ai comportamenti che hanno le varie donne che gli stanno intorno, che chissà cosa fanno per davvero, perché lui, a lui gli basta che una persona si tocchi la spalla e per lui è un segnale sessuale, vuol dire che ci sta e lo sta provocando, per esempio, cosa che non, le intenzioni vere di quella persona non le sappiamo assolutamente. Le persone che gli stanno intorno però effettivamente, come dicevo all'inizio, non lo vedono, non lo vede nessuno, cioè Francesco non viene visto per quello che è, né nel bene né nel male, quindi lui urla per farsi vedere, lui urla per farsi sentire, lui ha questa rabbia esplosiva che è l'unico modo che ha trovato, poteva trovarne uno migliore, però l'unico modo che ha trovato per essere visto, la deflagrazione che lui mette in atto è proprio un'esplosione che gli serve per essere visto da chi è intorno, e sostanzialmente le persone che gli stanno intorno vanno per la loro strada, e sì, qualcuno tenta, qualcuno ci prova, però non c'è possibilità, e queste sono nate boh, in alcuni casi anche guardando proprio il mio comportamento di fronte a persone, alla Francesco Sforzi, quanto lascio correre, quanto invece mi metto lì e provo e cerco un confronto, quanto quindi
la media età è un po' di tutti, ecco, in alcuni casi mi viene da dire. Certo. E, diciamo, colei che esce un po' dalla media età è questa famosa nonna, e a lei dedichiamo l'ultima parte, l'ultima domanda, perché sì, secondo me è un personaggio veramente importante. A parte che si chiama Nonna Margherita, quindi come la nonna di Giovanni, quindi abbiamo un riferimento diretto, sì, una delle nonne. E, è una nonna decisamente sui generis, una donna appunto tutta tatuata, che porta avanti questa passione per gli avvelenamenti, fondamentalmente, sì, rovesciando poi la classica visione della nonna italiana che ti prepara i pranzi della domenica. Cioè, in questo caso, esatto, la nonna italiana che prepara il pranzo della domenica è pericolosissima, perché rischi di passare i due giorni successivi steso sul divano, benvenuto, senza sapere che cosa ti sta succedendo. E che tipo di innesco era rispetto al personaggio? Perché in realtà non è una spiegazione questa nonna, perché anzi in realtà poteva forse essere la nonna di una persona che veniva fuori completamente libera, magari, no, dai, certo, condizionamenti, certo, una così, certo. E invece che tipo di funzione ha questa nonna? Beh, allora, la nonna, innanzitutto, a me è venuta la nonna a un certo punto con delle caratteristiche che si sono aggiunte via via che scrivevo, cioè l'ho conosciuta scrivendola, okay, per bene. E soprattutto, io, è una cosa che dico spesso perché è vera, per me la scrittura ha tantissimo a che fare con il coraggio, no? Scrivere presuppone sempre un atto di coraggio, quindi di rompere degli schemi che magari per qualcun altro sono già rotti e non sono neanche un tabù, ma per me che scrivo io devo mettere qualcosa che abbia a che fare con il coraggio per quanto mi riguarda, quindi scrivere cose che sono coraggiose, se no le reputo inutili, per me sto parlando. E per me mettere in piedi una nonna così, io che ho avuto una nonna che invece è proprio l'archetipo della nonnitudine, è stato difficilissimo, è stato un grosso atto di coraggio andare a toccare e dissacrare una figura come quella della nonna. Quindi diciamo che dentro c'è anche questa cosa qua, no? Proprio una scelta, una decisione, okay, che per me serviva di coraggio. E poi diciamo che tanto di quello che è Francesco, di quello che diventa Francesco, è seminato nel rapporto con la nonna, è seminato in quello che la nonna ha cercato di imbastire, ha molto a che fare, no? con quello che io chiamo, che si dice, insomma, che è i segreti di famiglia, cioè tutte quelle cose che ci sono all'interno delle famiglie, che esistono, che sono palesi, che sono palpabili, ma delle quali non si parla. Mm-hmm. Cioè, nelle famiglie ci sono spesso, no, questi tabù enormi di cose evidenti ma intoccabili, no? Delle quali non si può parlare, anche se tutti più o meno sanno. Sì. Le abitudini della nonna, che sono svariate tra avere questa villa che è una sorta di comune aperto a tutti, un vai e vieni di persone stravaganti che lei accoglie, dormono da tutte le parti, no? Lei che ha questa sessualità molto disinibita e questa passione per la cucina, lei di lavoro fa la donna di servizio, la donna, sì, delle pulizie, e anche lì imbastisce, insomma, tutte delle piccole vendette. Diciamo che la nonna è un personaggio molto vendicativo, è un personaggio che prende quello che ha a disposizione, che le viene dato, e se succede qualcosa che non la convince, lei si sente legittimata a vendicarsi. Cioè non lo vede come un atto violento, lo vede come una cosa legittima da fare. Lei si legittima, in questo è legittima anche Francesco nella vendetta. Certo. È semplicemente una cosa che è giusto fare. Però lei non è una serial killer in realtà. Cioè, la prima parte, no, prima si diceva che il libro ci sono due parti, diciamo che la storia copre la distanza che c'è tra il Francesco rabbioso, rider, squattrinato che vive con i genitori e il Francesco che è ormai capolista di partito politico. Quindi la storia copre come è possibile che un personaggio così sia arrivato da A B, cosa è successo nel mezzo. Quindi la vicenda, diciamo, copre questo spazio. E la nonna, in questo contesto, è quella che sotto sotto ha la chiave di tutto, no? Cioè c'ha questo... custodisce con lei, diciamo, si fa portavoce di un segreto enorme che poi cambia la prospettiva, ma segreto
che tutti conoscono e che in realtà conosceva già Francesco, non l'aveva mai detto ad alta voce, in qualche modo era rimasto sempre lì latente. E tutte le sue stravaganze, tutte le sue inclinazioni trovano il culmine nella parte culinaria, diciamo. Quando noi leggiamo il romanzo, dicevo, no, ci sono queste due parti alternate, nella parte dove Francesco è rider, il capitolo apre così: nonna ha ucciso molte persone, e te lo dice subito, insomma. Non sa bene se è vero, se non è vero, quali, se è stato un errore, però diciamo che lei fa tutte delle sperimentazioni culinarie e scopre, c'è tutto un ricettario, tutte delle dosi, che con alcuni alimenti che abbiamo nelle dispense normalmente, se dosati e trattati in modo particolare, contengono del cianuro e dell'arsenico, sì, e quindi possono provocare un avvelenamento che di solito porta alla perdita dei sensi e in alcuni casi può portare anche alla morte, magari a una morte per altri motivi, perché uno si sente male in situazioni pericolose o inappropriate, ecco, non lo uccidono direttamente. Mi sono divertita abbastanza, ho rischiato anche la galera, perché se mi guardavano nella cronologia di Google da quel periodo alimenti con cianuro, cose, esatto, le pesche, sì, infatti, infatti. Sono tutti dati veri, sì, sono, sì, tutte cose vere. Tra l'altro, questa la dico, non ve ne frega niente forse, però per me è stata una roba fantastica. La storia, c'è questo divano di velluto verde, no? Sì. Prima hai letto un pezzo, appunto, sì, dove Igor non si vuole sedere, è un divano che è al centro di questa villa, polveroso, dove Francesco ci è svenuto spesso sopra, insomma, si è risvegliato su questo divano, e è un perno molto presente che non fa niente oltre a fare il divano. Io finisco questo romanzo e tempo dopo, leggendo non mi ricordo cosa, scopro una cosa fantastica, che prima la tappezzeria verde, e in modo particolare il velluto, veniva fatto con l'arsenico. Ah, beh, certo. E cioè, le persone si avvelenavano. I tendaggi, per esempio, venivano fatti con l'arsenico perché tenevano lontani gli insetti, specialmente in queste tenute, no? In campagna, per tenere lontani gli insetti. Molti vestiti, la tinta verde era fatta con l'arsenico, la gente poi veniva, si sentiva male e non lo sapevano che era velenoso anche per l'essere umano. Quindi il fatto che questo divano di velluto verde probabilmente potesse contenere in sé l'arsenico mi sembrava tanto in linea, no? Quelle cose un po' magiche che accadono, perché certo, quando l'ho scritto non lo sapevo, non avevo idea di questa cosa, insomma. No, tra l'altro è proprio il colore verde che sto leggendo, sì, che da piombo, il verde effettivamente è a base di arsenico. In particolare ci sono due, sì, tipologie, il verde di Scille e il verde di Parigi, che sono effettivamente verde arsenico, cioè insomma a base, sì, di arsenico. Ci sono diversi anche casi nella storia dell'arte di intossicazioni di artisti, pittori, pittrici che, sì, hanno gestito male i colori, mettiamola, sì, così. Esatto, esatto. Grazie mille, anche Valentina. Anche nonna Margherita. Anche nonna Margherita. Beh, però lei l'ha gestiti con coscienza, probabilmente. No, personaggio incredibile. Valentina, grazie mille, come sempre. Grazie, mi piace, voi, perché praticamente a te quasi non serve fare domande, perché lei va. E questa cosa è così piacevole. Però a questo punto dobbiamo raccontarti cosa sta succedendo mentre tu racconti Mosche, okay, perché al 351-5241-101 arrivano diversi messaggi che chiedono come si chiama il libro che di cui stai parlando. Quindi, insomma, alla fine però arriva un messaggio: voi due siete un pericolo per le mie finanze. Diffondiamo il verbo, quindi Valentina, questo è pubblicato da Voland, Mosche è il titolo, e grazie Vale per essere stata con noi. La tua seconda scelta musicale sono i Faith No More. Come mai l'hai scelti? Beh, perché il pezzo è arrabbiatissimo. Eh sì. È arrabbiatissimo e mi sembrava che traducesse bene l'esplosione che ha Francesco. La vena poi che si ottunde. Anche il titolo non è male, perché la gentile arte di farsi dei nemici, diciamo che, certo, Francesco la mette in pratica con intelligenza, diciamo, nella seconda parte della sua storia. Per non parlare del titolo dell'album dei Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime. Ah, vedi, beh, questo è proprio perfetto, direi. Sì. Grazie mille, Valentina, a presto. Grazie a voi, ciao. Grazie, un bacio. Ciao. Ciao.